Un saluto a tutti amici del web e bentornati sul mio canale. Io sono Dado Bugs e questa è la mia casa a Londra. Con ogni probabilità nel corso dei precedenti video avete visto già questa postazione adibita a set principale con le luci aggiustate in una certa maniera e con una certa atmosfera. Nel corso di questo video voglio farvi vedere un po' il dietro le quinte, voglio farvi vedere un po' tutta la casa, vi racconterò qualche aneddoto, vi farò vedere la mia postazione da gaming ed in generale vedrete come mi sono sistemato in questo primo mese a Londra. Prima di iniziare però ci tengo a fare una comunicazione importantissima. La prima settimana di giugno tornerò una settimana in Italia e da casa mia a Cosenza in Italia voglio fare un video in cui vado a riassumere i punti principali di questo mio inizio di esperienza londinese. È per questa motivazione che vi invito fin da ora a scrivere nei commenti delle domande. Vi invito vivamente a seguirmi su Instagram qualora ancora non mi seguiate e detto questo direi che siamo pronti a iniziare il tour della casa. Allora, innanzitutto la cucina. Come avete potuto intuire dal fatto che abbiamo mosso la telecamera, questo è un unico grande ambiente, ve lo farò vedere meglio poi con un'altra ripresa. È un open space in cui in questa metà di questa grande stanza, di questo grande ambiente c'è la cucina e dall'altra parte c'è il salotto con la parte centrale in cui c'è il mio studio, ma lo vedrete meglio poi insomma quando andrò a spostare di nuovo la telecamera. Voglio iniziare dalla cucina perché paradossalmente è proprio quella che non vedrete mai, quindi ve la faccio vedere all'inizio e buona lì. Chiaramente non essendo un agente immobiliare la lavanderia ve la risparmio e la cucina, ragazzi, è meravigliosa, davvero meravigliosa. Ci siamo innamorati fin dalla prima volta che abbiamo visto questa casa con Bea di questo unico ambiente grande. Vi farò vedere l'altra parte, però l'altra parte l'abbiamo arredato noi, la cucina invece ovviamente già c'era. Noi qua siamo in fitto, la cucina chiaramente già c'era e insomma ci siamo innamorati. Qua vabbè, non fate caso al computer che chiaramente l'ho messo per poter registrare. Abbiamo il piano ad induzione che a livello personale sto ancora imparando. Già come potete immaginare non sono questo cuoco eccezionale, immaginate se ho dovuto imparare il piano ad induzione da zero. Ma a parte questo è davvero una bella cucina, mi piace un sacco e direi che con la cucina anche basta così perché vi faccio vedere quello che probabilmente vi interessa di più. Come potete vedere quindi l'ambiente è unico, lì c'è la cucina, siamo ad un'estremità e qui c'è tutta la parte giorno, potremmo dire. In questa parte c'è il mio set, non saprei come chiamarla, la mia postazione da gaming, la mia postazione di lavoro, tutto quanto. Poi in una parte del video ci sarà un focus intero su questa parte. Qui è il tavolo dove mangiamo, chiaramente come potete vedere la stanza è bella grande, quindi ammettendo di avere ospiti spostiamo il tavolo al centro e si sta comodi. Qua abbiamo un divano, lì l'altro divano e lì ci dovrebbe venire chiaramente la televisione che però ancora non c'è. Vi faccio vedere più questa parte più nel dettaglio. E questa è la mia postazione da gaming, la mia postazione lavorativa e all'occorrenza anche set. Lo avete visto già in alcuni video, però era incompleto fino ad ora ed è per questa motivazione che lo mostro con grande orgoglio. Voi avevate già visto la lampada IKEA, la piantina IKEA, il portatile, ma ci sono delle belle novità. La prima novità è questo tappetino da mouse che è di 11bit Studios a tema Frostpunk e The Alters. Perché ho partecipato a un evento a Varsavia del quale vi parlerò nel corso dei prossimi giorni, ho provato in anteprima Frostpunk 2 e The Alters in esclusiva anteprima italiana, ragazzi c'ero solamente io come youtuber italiano, ma ne parliamo poi a tempo debito. Chiaramente la PS5 che mi sono fatto spedire da Cosenza e, signori miei, oserei dire il pezzo forte, il monitor. Signori, monitor MSI 1440p, 180 Hz di refresh rate, e che gli vai a dire? Peraltro il modello bianco che si intona benissimo con la scrivania. È meraviglioso. Io, per non saperne leggere e scrivere, vi lascio chiaramente il link in descrizione qualora siete interessati ad acquistarlo. Vi lascerei, qualora vi interessasse, anche il link IKEA della piantina e della lampada, ma suppongo, insomma, siano ridondanti.
Vi lascio il link di questo monitor, esattamente come nei precedenti video vi lasciavo il link di quello che avevo a Cosenza. Questi, ragazzi miei, andate sul sicuro, sono monitor che mi vengono mandati dalle aziende, loro mandano il meglio che c'è. Quindi quando comprate da questi link di affiliazione, ragazzi, molto semplicemente comprate i pezzi pregiati, quelli che loro presumono che possano essere più adatti per i videogiocatori, quindi andate sul sicuro. Ragazzi, mi mancava particolarmente un monitor perché, come potete immaginare, è abituato al PC fisso a Cosenza. Sullo schermetto del portatile sia non ci prendevo gusto a giocare e sia per montare i video è assurdo. Sul monitor grande, ragazzi miei, è tutta un'altra cosa. Questo è un gran bel portatile, peraltro. Insomma, ha una 260, quindi insomma anche i videogiochi insomma girano in una certa maniera. Dunque, schermo grande, tutta un'altra cosa, ragazzi, tutta un'altra cosa, e questa farà davvero la differenza. Oltre che all'interno dei video, quando andrò a girare dei video con questo set, il set della scrivania, chiaramente fa anche la sua bella figura. Ma ve lo faccio vedere un po' più di spiego. Chiaramente qua ho montato l'obiettivo grandangolare nel momento in cui andrò a girare dei video, come dire, professionali, non in questo momento è anche un po' rustico questo video. Chiaramente metterò il cavalletto lì, il 30 mm sarà inquadrato in una certa maniera, me lo devo ancora studiare, perché fino ad ora, chiaramente, non essendoci il monitor è gigantesco, devo ancora studiarmelo questo set, però insomma credo che faccia davvero la sua figura e mi trovo davvero benissimo. Insomma, peraltro questa scrivania, anche questa scrivania IKEA, sono quelle che si possono alzare ed abbassare, e inoltre avevo comprato anche questo cazzettino qua per rialzare il monitor che mi sarebbe arrivato, senza sapere che questo monitor si può alzare ed abbassare. Vi faccio vedere che è una cosa particolarissima. Vedete, lo potete alzare e abbassare a vostro piacimento. Quindi in realtà sto cazzettino che ho comprato si è rivelato poi col senno di poi inutile, però insomma in generale c'è. Comunque qua dentro c'ho della robetta, vabbè, è venuto 25 pounds, insomma si può fare. E questo, signori miei, è la parte salotto. Come potete facilmente intuire, manca ancora un pezzo molto importante, che è la televisione, ovviamente. Ma fino ad ora, ragazzi, in maniera molto sincera, non ne abbiamo sentito neanche molto la necessità, perché se ci dobbiamo vedere un filmettino o la serie TV Netflix, o quando abbiamo visto la serie TV di Fallout, ci sedevamo qua, computer portatile qui o vicino, accoccolati qua ad ascoltare il mare, e ci vedevamo al portatile il filmettino. E per quanto riguarda la PlayStation 5, ancora non l'avevamo, non era ancora arrivata, quindi ancora, diciamo, la televisione non ne abbiamo sentito neanche la necessità. Ovviamente è un acquisto che vorremmo fare e, come potete immaginare, andrà al posto di quella teiera. Oltre queste tende ci sono, c'è un balcone che per ora è buio, quindi insomma non ha senso farvelo vedere, insomma sempre una cosa insomma buona, però c'è un balconcino, non è niente male. Ok, vi porto nel resto della casa. In questo momento voi siete perfettamente all'ingresso, cioè siete esattamente in concomitanza della porta dalla quale si entra. E questo è un piccolo corridoio in cui ci abbiamo messo il Kallax, anche questo di IKEA, la chitarrina. Qui c'è il bagno, che ve lo faccio vedere dopo. Qui c'è uno sgabuzzino, che vi risparmio. E qui c'è la camera da letto. E da qui invece si entra nella camera grande che avete visto prima. Ok, questo è il bagno, un bagno che mi è piaciuto un sacco, che ha una particolarità che mi salva la vita, perché come sapete benissimo i bagni inglesi non hanno il bidet, ma, signori miei, ma, dato che questa cosa si apre, io ho escogitato questo piano, mi prendo il soffione, lo porto fino al WC e mi faccio il bidet con il soffione della doccia. Questa è una tecnica che ho escogitato, della quale vado proprio fiero. Ora, parecchi di voi mi prenderanno in giro, ma vado proprio fiero. Questa è una cosa che devo brevettare. Prendetemi in giro tranquillamente nei commenti, ma io ne vado fierissimo, davvero fierissimo, perché i primi giorni, ogni volta che andavo al bagno, mi devo fare la doccia,
scomodissimo, invece con il Bax bidet vado che è una bellezza. Dunque, questo è il bagno, proseguiamo il tour. Ed infine questa è la camera da letto, anche questa, come potete vedere, è una bella stanza, anche questo grande, c'è la moquette. E in generale è una casetta di 63 metri quadri, siamo andati decisamente bene, siamo in zona 2 a Londra, praticamente la metro è qua vicino, 30 minuti dal centro, siamo andati veramente bene, siamo davvero soddisfatti di questa casa, ragazzi, siamo davvero 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 soddisfatti. Vi rinnovo, ragazzi, davvero l'invito a scrivere nei commenti delle domande in generale sulla mia esperienza qui a Londra di questo primo mese e mezzo, in maniera tale che andrò a raccogliere gli spunti di riflessione e le domande più interessanti e andrò a rispondere quando tornerò a Cosenza, quindi nel video che girerò a Cosenza nel mio, insomma, nella mia casa storica, andrò a rispondere quindi agli spunti più interessanti che mi porrete voi nei commenti. Ragazzi, questo era il tour della casa, ho fatto un po' l'agente immobiliare nel corso di questo video, insomma un po' come se lo facessi vedere ad un amico, a parte gli scherzi, un amico che entra in casa. Ci sono alcuni di voi che mi seguono da anni, ci sono 12 anni che sono su YouTube, quindi insomma davvero come farlo vedere ad amici. Ragazzi, grazie a tutti, video molto chill, molto rilassato, non perdetevi i prossimi video perché ragazzi ci martellerà davvero tanto, perché ho partecipato, ci sono delle ricche su cose anteprime in uscita nel prossimo periodo. Davvero, ragazzi, stay tuned perché ne vedrete delle belle. Alla prossima, ragazzi, ciao.